Hello. Hi. Differenze Milano-Londra? Sì, molte. Quali? Allora, la scuola, perché hanno dei metodi molto diversi. Ok. Sia in positive behavior che in negative. Comportamento bene, positivo, comportamento negativo. Traduciamo, perché sennò... Come comportamento negativo? Atteggiamento, come si dice positive behavior? Non lo so neanche. Atteggiamento... positivo. Buono. Negativo. Vabbè, insomma, quindi cosa succede? Vabbè. Positive behavior. Esatto. Behaving. Cosa succede? Sì, succede che, vabbè, hanno dei metodi diversi, quindi... Esempio. Allora, hanno dei reward trip, che quindi... hanno dei viaggi sì. Premio. Sì. Che se ti comporti bene, quindi solo alle persone che si comportano bene. Sì. Ma non a tutte, quindi ne scelgono alcune per un trip e altre per altre, però sempre che riete nel... Sì, nel buono. Nel buono, sì. Ci sono questi reward trip dove ti portano in giro. Per esempio, a me mi hanno portato a vedere il Cirque du Soleil. Royal Box, quindi quello della regina, nello spazio privato, sì. Alla Royal Albert Hall. Yeah. Dove si siede la regina. Sì. Yeah. Lì. Ti sei comportato molto bene. No. Amende. L'accendo sì. Londinese. Quindi ci sono questi reward trip nel positivo, mentre nel negativo. Sì, che ti fanno gli spilloni con la scossa. Che più ti o meno. Fanno? Cioè uno che si comporta male, cosa gli si fa? Tipo uno dice, mentre sta facendo lezione fa... trallallero, trallallà. Cosa succede? Ah, niente. No. Si sparano. Che cosa fa? No. Uno fa proprio così, guarda. No. Trallallero, trallallà. In mezzo alla lezione mentre il prof parla. Allora, e cosa dice? No, ci sono i negative. Okay, e ti danno un negative se fai così. Se tu fai... Poi aspetta! Che mi chiamano mia! Cosa fa lui? Dopo se continui c'è questa cosa che si chiama shadow. Sì, c'è questa cosa che si chiama shadow. Cioè praticamente ti portano a fare del lavoro in un'altra classe. E dove non puoi parlare. Lavoro. Cioè scrivo. Sì. Delle cose, il computer. No. No, la penna proprio. Apposta, soft record. Esatto. E in un'altra classe devi stare in silenzio. Io sono stato in silenzio. Fatto trallallero, trallallà, che mi chiamano fottamina. Dopo allora alla fine c'è la detention dove praticamente dopo scuola devi, dopo scuola, quindi quando finisce l'orario. Sì, e intanto continuo scuola, durante la lezione a fare trallallero, trallallà, sì, non sto zitto, non sto qua, sto facendo le cose. Prima c'è la detention, quindi dopo scuola può cambiare, quindi vabbè, dopo l'orario normale di scuola può essere 30 minuti oppure che un'ora o anche 2-3 ore. Stai lì a cantare sempre. No, stare zitto. Ipotizziamo che io canti in continuazione. Se tu canti c'è l'internal exclusion oppure l'external che exclusion. Che vuol dire? L'internal exclusion è praticamente dove ti mettono in un'aula per tutto il giorno e non puoi mai uscire da quell'aula. E io canto però. No, ascolta, non puoi mai uscire da quell'aula per tutto il giorno, neanche all'ora di pranzo, neanche al break, niente. Va bene. E se tu canti di nuovo, non ne ho idea perché non è mai successo. Quindi... Ok, va bene. Questa è la parte behaving, atteggiamento, comportamento. Mentre dal punto di vista scolastico, dei voti, che cosa c'è di diverso rispetto voti, a quando facevi la scuola italiana? Vabbè, i voti vanno da, diciamo, 0 a 9 ed è... Tu non hai mai preso più di uno? No. No, vabbè. No. Non lo sai cosa succede a prendere due. Esatto, non lo so. Vabbè, quindi vanno da 0 a 9. Perché l'anno scorso avevano tipo A-Star, quei voti lì. E quest'anno hanno spostato da un voto da 0 a 9, che non è il massimo ovviamente. Che è una sopra un A-Star. Se è 8 è un A, 7... Sì. No, 8 è un A-star, 7 è un A. Vabbè, tanto non lo sa, in Italia sa dei star, guarda, sei una star. No, però ok, comunque. Star. Vabbè, comunque? Sì, comunque, sì, niente, quindi... Ok, quindi questa cosa per cui ti danno i voti non sono proporzionali, sono come in Italia. No. E come sono? Spieghiamo. No, allora, sono proporzionali, quindi vuol dire che se per esempio la maggior parte delle persone hanno preso un voto alto, perché lì calcolano anche la percentage dei marks che hai presi corretti, quindi... Certo, dei singoli sì, ok, sì. Degli esercizi. Tipo una domanda può essere anche su 3 o su 6 o su 1 o su 2. Sì. E quindi c'è la percentage dei marks, dei total marks che hai preso. Sì. Calcolano quella. Sì. E in base a quello, cioè magari uno...
se tutti fanno male, sì, uno prende l'80%, che magari è quello che ha fatto la percentage migliore della classe, può prendere, sì, anche un 8, certo, un 9. Se mentre se tutti hanno bene, preso tipo 85%, 85, sì, 86, e bene, tu prendi 80%, allora magari, certo, prendi un 6. Quindi questo significa che c'è una piccola parte che prende, sì, i voti migliori, proporzionale. Sì. E quindi, come dicevo, magari quel sarebbero video che abbiamo... tutti e due da 9, però... Per cui, come diceva quel video bello che avevamo visto, ti ricordi? Sì. Non conviene copiare, far copiare, perché no, se qualcuno copia, in Italia è un po' l'eroe, perché ha vinto sul sistema. Se invece qui tu fai copiare, sale la percentuale di quelli che vanno bene, e quindi va male non solo tu, va male soprattutto quelli che vanno bene, poverini, se la sarebbero meritato. Sì. E quindi è un sistema dove non si copia, è un po' più meritocratico, se vuoi, no? Certo, già i reward che abbiamo detto, certo, prima. Beh, ma anche in Italia magari c'è qualche scuola che dà questi reward, magari, sì, però tutta la classe. Ah, ok. Non so, okay, quelli che si comportano meno. Ok, infatti domani ad esempio ti portano a Hyde Park, dove ti portano? Sì, beh, perché domani è Enrichment Day, quindi domani l'Enrichment Day abbiamo tipo... Cos'è lo facciamo tutto il giorno... Non ne però ho idea. Tutto il giorno, diciamo, in pratica fanno... E allora è Enrichment Day domani. E cosa vuol dire? Non so. Vabbè, praticamente... Però sai cosa so, succede dentro questo Enrichment Day? Almeno quello. Ok. Praticamente facciamo... Devo smettere con questo. Praticamente facciamo attività tutto il giorno. Ok. Bene. E tipo? Allora, possono essere o dentro scuola oppure outside. Domani cosa fai? Per farmi un esempio. Domani io vado... Non ne ho idea. Non ne idea. Quello, però c'è scritto mi science hanno detto museum, sì. Vado tipo a un science qualcosa a Hyde Park. Okay. Che mi portano. Va bene. Ok. Swine. Ti senti di dire qualcos'altro sul tema scuola? Dove, sì, senti differenze? Vai. Sto per dirlo. Yes. La divisa. A scuola puoi mettere, per esempio, facciamo facile, le scarpe che vuoi. Qui invece devi avere le scarpe, quelle nere. Cioè, anche in Italia, spieghiamo, anche in Italia avevi la divisa. Sì. A scuola. Però, la cravatta, eccetera, sì, ma... Poi alla fine mettevi i jeans che volevo. Okay. Però... Qui invece no. No, tipo le scarpe potevo mettere le trainers, che voglio... sono le scarpe da ginnastica. Mentre qui devi mettere delle scarpe nere, non da ginnastica. Ok, se arrivi con la cravatta un po' slacciata? Ti dico di tirarla su. E se tu non la tiri su? Si arrabbiano. E no, dimmi un po', ci sono dei giorni dove puoi andare vestito come vuoi? Sì. Oh. Però che sono, giorni sono rari dove tipo fanno charities. E quindi paghi per andare vestito come vuoi? Sì. Per le charities. Un pound. Sì, dai un pound e grazie a quel pound che dai vai vestito come ti pare. Sì, ma non è che tutti i giorni... Tipo prendi, vai, non so, con la cresta, le lampadine colorate, il rock band. Puoi? Poi, cioè, non lo so. Paghi un po' di più. Paghi un po' di più, però. Altre cose diverse spendere della scuola, tu che hai fatto tutte e due? Se dovessi, metti che ci sia, sì, qua un genitore di un ragazzo che deve cambiare scuola dall'Italia e andare in Inghilterra. Sì. Cosa gli consiglieresti a questo ragazzo? Stai parlando con questo ragazzo più o meno della tua età. Devi, ascolta, Carlo. Facciamo che si chiami Carlo. Ascolta, Carlo, volevo dirti una cosa. Volevo darti due consigli, dai. Due consigli prima di arrivare. Due consigli. E poi chiudiamo. Ok, il primo è non rispondere mai indietro le maestre, perché no, è meglio non farlo. Rispondere indietro, cosa si dice in italiano? Non parlare, non rispondere, non rispondere, non è indietro, rispondere, ok, ho capito. Ok. Scusa, sì, sì, ho capito. Non rispondere, sì. Sì. Non rispondere. E? È lui che te ne dà i consigli. E basta. Pensare. Secondo consiglio. Secondo consiglio è... Secondo consiglio è comportati bene, basta. Di nuovo, no, sempre so, behaving. Sullo no, studiare non c'è un qualcosa, studi di più o studi di meno? Studi di più. Perché è meglio, perché dopo ci sono i GCSE e quelle robe lì. Vabbè, poi dopo spieghiamo anche poi. Facciamo un'altra puntata sulla scuola, spieghiamo un pochino meglio questa cosa. Salutiamo. Certo. Dai, però tipo domani. Domani? No, sì, buonanotte. No, vediamo quando. Vediamo, dai. Ciao. Ciao.